Indubbiamente la tecnologia, che è diventata un po' la nostra compagna di viaggio e che ha pregi e difetti, senz'altro ci ha permesso in questo periodo difficile e delicato di rimanere uniti e ha permesso di dare continuità a molte attività, pensiamo solo alle attività essenziali, quanto fosse fondamentale. Tra l'altro la farmaceutica è proprio uno di questi beni della salute, è riuscita ad abbattere le barriere geografiche. E io credo anche a dare grandi opportunità a realtà che magari erano meno prossime ai centri di business, riconoscendo e dando veramente una possibilità di apertura al mondo e di aprire nuove porte per proiettarsi in un ambito internazionale e in un ambito globale anche. Allo stesso tempo dobbiamo stare attenti a non compromettere invece il sistema di relazioni che se la tecnologia diventa preponderante rischia di entrare non solo nel nostro modo di lavorare esprimendo dando più spazio a un individualismo di cui non ne abbiamo bisogno, io credo. Le imprese sono degli ambiti sociali, si chiamano società mica per niente. Credo che questo quindi andrà governato in parte e con una prospettiva e con un'attenzione alle conseguenze che può creare a medio e lungo termine. L'invasione della sfera personale è un altro rischio che io vedo come un rischio alto, nel senso che o riusciamo a mettere dei paletti e quindi a porre dei limiti a questo modo di lavorare che non ha più dei confini anche orari, oppure rischiamo di essere travolti. In tutto ciò c'è probabilmente un filo conduttore a cui io do molta enfasi, molta attenzione perché credo che faccia la differenza, che è quella dimensione umana necessaria sia nei rapporti interpersonali, ma ancor di più nelle imprese, questo è determinante. In imprese dove poi l'innovazione è l'ambito in cui si misurano, io dico sempre che il nostro, il farmaceutico, è un settore delle conoscenze continuamente sfidato dall'innovazione. Se perdiamo di vista la necessità anche di avere dei momenti di incontro e quindi di confronto, di scambio di idee, rischiamo di perdere quell'atto creativo che è invece il fondamento di qualsiasi innovazione, di qualsiasi progettualità. Quindi ci sono settori che ne risentiranno maggiormente, il nostro può essere uno di questi. Alla ripresa, devo dire un'esperienza molto positiva con il tentativo di dare una mano soprattutto al mondo femminile, che sarà quello che appunto in questo contesto anche digitale rischia di essere quello che soffrirà di più perché dovrà gestire contemporaneamente la famiglia e il lavoro in degli spazi non sempre e non per tutti, ahimè, così ampi da poter conciliare entrambe le due sfere, quindi anche questo smart working, premesso che quello che abbiamo vissuto è lavoro da remoto, quindi è qualcosa di diverso, però dovrà essere calibrato, studiato e capito fino in fondo per non gravare appunto sul mondo femminile che invece è fondamentale. Come modalità abbiamo pensato quello di realizzare quando poi le scuole erano finite nel mese di luglio, proprio un summer camp dedicato per cui i collaboratori venivano con i figli e le mamme soprattutto potevano stare vicine alle loro figlie nelle pause, insomma, di lavoro, avendo fortunatamente degli spazi generosi in questo campus che ci hanno permesso appunto di realizzare questo. Ed è stata un'esperienza molto positiva che credo possa ripetersi. Zambon stessa è un esempio sia per settore ma anche per scelta strategica di quanto sia fondamentale continuare a investire in ricerca e sviluppo. Se pensa a noi spendiamo 15% in ricerca e senza considerare tutti gli investimenti che dobbiamo fare
per la parte poi produttiva che deve tenere il passo sullo stesso livello di best practice appunto necessaria per produzioni sempre più sofisticate. Se guardiamo però al panorama italiano del nostro paese, non è facilitato il contesto in cui si opera, perché se guardiamo alle graduatorie, adesso senza pensare a quelle di quest'anno, ma io ricordo quelle del 2017-2018, purtroppo non sono cambiati granché, noi spendiamo metà della Francia, un quarto della Germania. In valore assoluto i billions fanno la differenza. Se l'Italia spende 23 billions, la Francia ne spende 50 e la Germania 99. Quindi stiamo parlando di un indicatore che, se lo guardiamo in percentuale sul PIL, è fortemente influenzato dalla dimensione del PIL. Quindi l'Italia è al 23esimo posto con 1,4 credo di spesa di ricerca, rispetto a una Germania che è attorno al 3%, la Francia il 2,4%, ma su dimensioni, come citavo prima, di PIL molto superiore. Oggi di questa ricerca il 52% è fatto dalle imprese private, solo il 35% invece è sostenuto dal settore pubblico. È indispensabile quindi che anche in un prossimo futuro questa grande occasione che abbiamo con il Recovery Fund venga orientato, indirizzato con tanta decisione e determinazione a far sì che il paese sarà chiamato a misurarsi anche sull'output di questa ricerca, che inevitabilmente si determina rispetto alle dimensioni delle risorse che mettiamo a disposizione. E qui torno anche a una mia preoccupazione che sempre ho avuto, che non ci siano discriminazioni tra ricerca pubblica e ricerca privata. Io credo di essere l'esempio concreto di quanto sia fondamentale, perché Zambon nel 2012, venendo da una tradizione di respiratorio, per la prima volta ha avuto l'opportunità di sviluppare una molecola nel campo del Parkinson, quindi del cervello, e per me è stato possibile solo grazie al fatto di avere trovato tra i miei vicini, appunto di campus, qualcuno che cercava delle prospettive per questa molecola che aveva studiato, aveva sviluppato fino a quel momento. Quindi questo la dice lunga del grande vantaggio di vivere il proprio ruolo all'interno di un mondo sociale che poi è il ruolo dell'impresa, lo è sempre stato, lo è ancora di più oggi, dove c'è una multidisciplinarietà indispensabile anche nell'evolversi delle conoscenze e dove le competenze tutte sono necessarie per contribuire al progresso scientifico. Credo che per il futuro i nostri ragazzi, se vogliamo che questo paese ritorni ad essere un paese come lo è stato, vivace nel creare delle realtà imprenditoriali, debba dare anche un po' di respiro in questo senso, no? Certamente aiutati forse anche dai consessi come quelli universitari, che si ispirino a dei modelli già in essere all'estero, che prevedono la possibilità di realizzare degli spin-off anche con beneficio e a beneficio dell'università, e che di fatto riescono a realizzare con uso technology transfer da filoni di ricerca di base, facendoli diventare delle realtà pratiche, operative, che poi vedono il mercato come un sbocco naturale, in modo che poi questi fondi possano a loro volta essere reinvestiti in ricerca. Quindi io credo che per creare un contesto favorevole all'innovazione, sia indispensabile, sistemare anche le cosiddette infrastrutture. Un investimento importante che vive una seconda fase addirittura di ulteriore progresso e sviluppo, raddoppiando gli spazi per arrivare a 37.000 metri quadrati con 65 milioni di
di ulteriore investimento. Quell'iniziale sarà stato almeno altre 40, solo che è stato nel tempo che ci siamo appunto evoluti nel non voler fare di Open Zone ovviamente un progetto di real estate, ma che fosse orientato e dove la nostra principale attenzione era all'idea di costruire una vera e propria community. Quindi noi chiamiamo Open Zone Where Science Oxygen Business, un luogo dove la nostra ambizione è proprio quella di creare valore, un valore in modo unico nel settore del life science, della salute, promuovendo una community dinamica che favorisce l'accesso e le competenze. Sia a progetti, a conoscenze, appunto a competenze, ma anche a capitale. Ecco perché diamo grande spazio ai momenti informali dove avvengono questi scambi a cui accennavo all'inizio, che sono determinanti per l'innovazione e per far sì che mai come in questa epoca, discipline che una volta avremmo immaginato lontane, invece potessero incontrarsi. Noi passeremo quindi da 600 persone che vivono questo campus, tra scienziati, manager, ricercatori, a 1200 persone, rappresentando alle porte di Milano il campus privato, così focalizzato nel mondo della salute, un contesto veramente unico rispetto al panorama, insomma, italiano, credo anche del Nord Europa, perché assistiamo anche in altri paesi, in Germania per esempio, a diversi campus, il Fraunhofer per esempio, il Max Planck, che però hanno meno focalizzazione, sono più aperti a più discipline e quindi non si trovano facilmente campus meramente dedicati, diciamo, alla salute. Un campus come Open Zone è determinante nel dare e nel far respirare con un'osmosi positiva i filoni della ricerca con le capacità manageriali di chi poi questa ricerca deve portarla a mercato. E quindi ci vuole per carità sempre ricerca di base, ma anche ricerca applicata. I grandi consessi come Mind, come Tecnoforo, sono sicuramente un ambito positivo e favorevole a far fiorire questa attività, però bisognerebbe che ogni situazione, anche di campus privato, potesse interagire con questi consessi pubblici in modo da avere le stesse opportunità. In questo campus risiede Keraft, che è il veicolo con cui abbiamo esplorato i benefici che il mondo digitale può portare al mondo della salute, creando proprio una startup, Parkinson Care, che è un esempio concreto di quella che noi chiamiamo un'assistenza professionale di infermieri che grazie alla possibilità di mettersi in contatto con i pazienti, ma anche con i caregivers e con tutto il mondo delle figure professionali, dal riabilitatore a diverse figure che vengono coordinate dagli infermieri, possono, seppur a distanza, entrare in contatto con quella che noi chiamiamo una collaborative medicine, quindi un modo con cui risolvere tutta una serie di problematiche che evita l'ospedalizzazione e quindi di caricare il sistema sanitario in modo insostenibile. Quello che è particolarmente innovativo è che questi sistemi digitali consentono di far tesoro dei risultati che avvengono da queste comunicazioni, che possono essere video, via mail, telefoniche, e che attraverso dei protocolli stabiliti e degli alberi che vengono elaborati con degli algoritmi, consentono di far beneficiare al singolo paziente dell'esperienza di tutti gli altri pazienti che si sono avvicinati già a questa
a questo servizio. Oggi Cuba ha 1000 pazienti già, e che in un periodo, lei può immaginare come i mesi che abbiamo vissuto, no, con il Covid, quanto sia stato determinato, tant'è che presi proprio da un richiamo di social responsibility molto forte, abbiamo deciso di darlo gratuitamente, perché appunto questi pazienti, a proposito di dimensione umana, non si sentissero isolati e abbandonati. Questo è quella modalità con cui noi crediamo che una community debba, possa vivere, dando dei benefici poi concreti. Queste risorse umane sono evidentemente l'asset fondamentale per imprese che fanno dell'innovazione il loro driver essenziale. E quindi, come dire, coltivarle e favorirle nel creare le condizioni in cui esse si esprimono al meglio è proprio non solo una responsabilità, ma una necessità alla pari del livello di innovazione che vogliamo perseguire, no? Per affrontare il futuro, insomma, con vivacità e con quella serenità che ti fa, come dire, ti fa alimentare proprio la voglia di scoprirlo, questo futuro. È un modello che viene da lontano. Mi piacerebbe leggervi la frase con cui Gaetano Zambon, fondatore di questa impresa, nel 1906 dava vita al suo sogno, che era un sogno improntato al ruolo dell'impresa come bene sociale davanti a tutto, e recita proprio in un messaggio a noi indirizzato così: una società economicamente libera, quella capitalista, può essere moralmente accettabile soltanto a patto che la ricchezza privata diventi benessere collettivo attraverso la creazione di mezzi di produzione, di fatti, di lavoro e possibilità di vita per gli altri uomini. Ogni onesto imprenditore si comporta così. Quello che ha sempre guidato poi le future generazioni, quindi noi ancora oggi, aveva poi un secondo sogno che se vuole si richiama a questo, e che ha sempre sottolineato l'importanza di cercare di preservare all'impresa quel soffio ispiratore che in sé è un fatto profondo di spirito e che, nel quale è riposta la chiave di ogni nostro successo. In realtà quel soffio ispiratore era proprio il soffio innovatore di cui abbiamo parlato durante questa nostra chiacchierata. Quindi etica e innovazione, se vuole dimensione umana, per parlare di risorse umane, e innovative mindset, sono proprio i due driver che guidano questa azienda ormai da 114 anni.